Bernini, lei ha segnalato che ci sono delle falle nel codice della strada per quanto riguarda la tutela dei ciclisti. Con questo provvedimento in che modo vi impegnate a mettere riparo? Cercando di riempire i vuoti che il codice della strada in questo momento presenta, soprattutto sulla mobilità e sulla movimento in sicurezza dei ciclisti relativamente al rapporto con gli automobilisti. È una vecchia storia. Gli automobilisti dicono che i ciclisti non rispettano il codice della strada e viceversa. Una delle prime cose che noi chiediamo e che vogliamo fare a brevissimo è quella di prevedere una distanza di sicurezza vitale al momento del sorpasso. Purtroppo ognuno di noi ha contezza di incidenti, spesso mortali. Diceva prima il senatore Perosino, che è il presentatore di questo disegno di legge, che muore un ciclista ogni 2 giorni. È evidente che a questo bisogna rimediare predisponendo una serie di strumenti, una serie di, tra virgolette, reti di sicurezza, omologando la normativa italiana, in questo momento molto carente, alle norme europee, che sono più abituate al ciclismo, terzo sport nel mondo, e sicuramente più tutelanti nei confronti dei ciclisti.